Lucio Barbaro, presidente del Comitato Feste Patronali di Lucera. La festa è finita, andate in pace, normalmente si dice, siamo in ambito religioso, ci scherziamo un po', però effettivamente è così. Vuol dire che la pace c'è stata, perché poi alla fine, insomma, il tutto è andato nel verso giusto. Sì, sicuramente è stato sotto gli occhi di tutti che tutte le manifestazioni che noi siamo riusciti ad organizzare siano andate tutte a buon fine. Prima di tutto ciò vorrei ringraziare ovviamente Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Giuliano che mi ha dato l'incarico attraverso il vicario Don Donato D'Amico, vorrei ringraziare il parroco, vorrei ringraziare tutti i membri del comitato che mi hanno sopportato e supportato in queste decisioni. Inizialmente eravamo partiti come comitato che guardava agli anni passati, quindi alle cose che sono state fatte negli altri anni. In realtà, come tutti ben sappiamo, con il Covid non siamo riusciti a realizzare tutto quello che noi volevamo. Comunque sia, noi siamo contenti e quindi diciamo che tutto sia andato per il verso giusto e che ovviamente tutte le manifestazioni che siamo riusciti a organizzare abbiano avuto anche un ritorno di festa, quindi è sotto gli occhi di tutti che abbiamo messo le luminarie, che per la prima volta abbiamo addobbato le tre piazze di Lucera con l'effigie di questa Madonna. Vorrei ringraziare a tal proposito tutti i cittadini che hanno contribuito in vario modo attraverso i tagliandi che noi avevamo o che sono venuti direttamente qui in sede. Vorrei ringraziare che anche tutte le aziende, in particolare le grandi aziende che hanno contribuito meglio degli altri anni per darci questa possibilità. Devo essere sincero, mi sarei aspettato una maggiore compartecipazione delle attività commerciali del centro storico, che sono quelle che più di tutte usufruiscono della festa, rispetto alle altre attività commerciali al di fuori del centro storico, ma ovviamente chi più chi meno ha contribuito in vario modo e di questo li ringraziamo ufficialmente. Questa è la prima volta che ovviamente ci vediamo, quindi dopo la festa, e abbiamo la possibilità di ringraziare tutti quanti che hanno partecipato. Che cosa è stato l'impegno che voi avete profuso, ovviamente, come è andata? Quali sono state le difficoltà che avete incontrato poi per organizzare, al di là della raccolta spiccia dei contributi, le difficoltà dell'organizzazione? Allora, intanto l'organizzazione, noi siamo partiti a fine giugno, e quindi abbiamo avuto pochissimo tempo nell'organizzare. Noi avevamo tantissime idee, che in realtà molte delle quali non ci sono state autorizzate dalle autorità competenti, a partire dallo sparo dei mortaretti la mattina perché si faceva assembramento, ai fuochi pirotecnici a conclusione della festa, ma anche noi pensavamo di fare le bande musicali itineranti, e queste anche non ci sono state autorizzate, perché tutti ci hanno fatto queste domande e quindi noi abbiamo detto noi tutto quello che ci è stato consentito fare l'abbiamo fatto. Avevamo in mente anche di fare una messa all'aperto, che in cattedrale potevano entrare solo 200 persone, o meglio, più che entrare le presenze, compreso il coro, il clero, tutte le persone presenti non potevano superare le 200 unità. Noi avevamo pensato di arrivare fino a 1000, così ci veniva dato dalle varie autorità, e avevamo pensato allo stadio comunale. Non ci è stato concesso lo stadio comunale, non scendo qui nei dettagli per evitare polemiche che poi possono creare più che altro problemi a tutti quanti, e quindi noi abbiamo organizzato tutte le celebrazioni in cattedrale. Ci sarebbe piaciuto effettivamente farlo, visto poi anche che è stato autorizzato l'anfiteatro, perché noi eravamo partiti anche da lì, ma mille difficoltà. Quindi noi a questo punto abbiamo optato per la cattedrale che avevamo a disposizione, quindi ovviamente c'è stato un minor afflusso, quindi abbiamo detto non potevamo superare le 200 unità. E devo ringraziare in particolar modo le tre associazioni che ci hanno garantito gli ingressi e tutto quello che c'era da organizzare all'interno della cattedrale, a partire dalla Croce Rossa,
il Gavi e il Serra sono dei giovani di Lucera, dei giovani volenterosi che si sono sacrificati i 3 giorni dalla mattina alla sera per far regolamentare gli ingressi e le uscite ovviamente in cattedrale. Ci auspichiamo che il Covid non ci blocchi anche l'anno prossimo, perché alcune idee che volevamo realizzare quest'anno abbiamo in mente di realizzarle, anzi se partiamo prima riusciremo a farle, Covid permettendo. Con Sergio Granieri invece, che è il segretario del comitato, andiamo un po' più sulla parte economica e quindi, se vogliamo tirare un po' le somme, almeno quelle in linea di massima, quello che si è riuscito a raccogliere, quello che è stato fatto, poi facciamo anche un passaggio poi sul famoso 10% che va a un'opera di carità. Per quanto riguarda le entrate, abbiamo incassato 31.500 euro circa, che per noi è stato un ottimo risultato considerando il periodo del Covid, che ha bloccato un po' sia le attività commerciali, le imprese, le aziende del territorio. Però davvero ci sentiamo di ringraziare tutti i cittadini che sono venuti fin qui nella nostra sede a portare il loro contributo, minimo, ma è stato per noi importantissimo. E riteniamo che alla fine è stato un risultato soddisfacente, considerati i tempi ristretti e, voglio dire, il periodo negativo. Di queste una grossa parte è andata comunque spesa per l'organizzazione delle attività, nell'ordine di oltre 20.000 euro. Il resto, come diceva prima il Presidente, resterà a fondo cassa per le attività che già abbiamo in mente di realizzare per il prossimo anno, Covid permettendo. E davvero un grazie a tutti i cittadini che ci hanno sostenuto. Presidente, allora, come tutti gli anni, ormai è abitudine, c'è una percentuale di questo incasso che va a un'opera di sociale, un'opera di beneficenza. Quest'anno cosa è stato devoluto e a chi? Allora, in accordo con Sua Eccellenza il Vescovo, la Caritas Internazionale periodicamente mette fuori dei microprogetti di sviluppo a livello internazionale. La nostra scelta è ricaduta in particolare sull'installazione di un sistema di biogas per la scuola di Meru in Kenya. Il sistema, ovviamente, è un sistema tecnologico, da tecnici, diciamo diversi tecnici qui nel comitato, abbiamo optato per questa cosa, anche perché fare questo sistema di biogas non solo va a tutelare i ragazzi dal punto di vista nella scuola e quindi per il riscaldamento, ma in particolare anche l'ambiente, quindi abbiamo guardato anche questo aspetto. Abbiamo già fatto il bonifico da alcuni giorni in base al 10% delle raccolte e quindi la Caritas quanto prima ci fornirà le immagini del realizzato, che noi divulgheremo attraverso i canali soliti dei nostri contatti. A tal proposito noi vorrei ringraziare anche le altre persone che sono rimaste anonime, che hanno espresso la volontà di restare anonime nella realizzazione dell'isola di preghiera presso la RSSA, che abbiamo con Sua Eccellenza il 15 pomeriggio abbiamo benedetto. E quindi abbiamo avuto un grandissimo ringraziamento da parte del presidente dell'ASP, l'avvocato Pippo Agnosì, che io ringrazio della disponibilità nella sua interezza come consiglio di amministrazione, che ci hanno dato questa possibilità di realizzare questa isola di preghiera a devozione della nostra Madonna, ma da utilizzare degli ospiti della casa. Ripeto, il benefattore è rimasto anonimo, il lavoro è stato realizzato dall'impresa Russo Francesco e quindi ringrazio anche l'architetto Donato Russo che dal punto di vista dell'impresa, ma anche da parte nostra, l'architetto Lorenzo Paiano ha garantito la direzione dei lavori nel rispetto delle norme vigenti. Vorrei ringraziare anche nuovamente anche qui un benefattore anonimo che ci ha
si è impegnato, diciamo, dal punto di vista economico a far realizzare da un'azienda di Lucera a Riedea questa effigie che sta qui alle mie spalle, effigie della Madonna con delle foglie d'oro, e che noi come comitato, in accordo con, sempre con Sua Eccellenza, nel mese di settembre, abbiamo un'idea ma vediamo in base agli impegni di Sua Eccellenza, andremo a posizionare nella vecchia Madonna delle Grazie alle Camerelle in via San Domenico. Quindi diciamo che noi come comitato non ci siamo fermati nei 3 giorni, ma stiamo continuando e stiamo già iniziando a programmare alcune attività anche per l'anno prossimo. In più vorrei ringraziare anche, e quindi mi collego anche all'ambiente del sistema biogas con la Caritas qui a Lucera, perché noi abbiamo deciso come comitato nella nostra interezza di devolvere sia il 10%, ma anche di fare delle opere di carità che vengono viste da noi lucerini. E quindi alcune aziende, noi eravamo partiti con un albero, con il posizionamento di un albero in villa comunale al posto delle palme, che è anche lì un altro esserino, il punteruolo rosso aveva distrutto e quindi aveva fatto cadere. Noi, come senso di rinascita verso il Covid e verso questi esserini che ci distruggono, abbiamo attraverso queste aziende benefattrici abbiamo piantato 4 alberi di caruba al momento, ma la quinta sta per arrivare, perché in realtà noi abbiamo detto sono sempre 5 e noi 5 metteremo. Noi ringraziamo anche i cittadini che ci stanno ringraziando per queste opere che noi abbiamo realizzato. Abbiamo posizionato vicino agli alberi dei paletti in legno. Inizialmente avevamo qualche dubbio che qualche atto vandalico distruggesse queste cose, in realtà questo ad oggi non è successo, quindi significa che noi cittadini collaboriamo tantissimo e speriamo veramente che noi continuiamo ad amare non solo la nostra mamma e quindi la nostra Santa Maria Patrona, ma il nostro vivere quotidiano, il nostro ambiente che ci circonda. Presidente, allora abbiamo detto tutto, penso che non ci fermiamo qui, non ci salutiamo, dobbiamo semplicemente darci appuntamento al più presto per il continuo di queste opere e poi magari anche la presentazione di quello che può essere un'idea per il prossimo anno. Grazie a tutti, vi ringrazio a voi come Telecattolica che siete sempre stati così disponibili a starci vicino e ad ascoltare questo nostro programma. Ringrazio nuovamente tutto il comitato di cui una parte qui che mi affianca, ringrazio nuovamente i cittadini e noi con l'appoggio di tutti cerchiamo di continuare ad amare questa città.